Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Vergine Santa, ancora una volta siamo ai tuoi piedi ad esprimerti il nostro grazie per i mille favori che da sempre riversi sulla nostra città. Noi ci sentiamo sotto la tua protezione e sono ancora vivi e presenti nella nostra mente i miracoli da te compiuti in passato. Tutto ciò dona ai nostri cuori fiducia e speranza. Nel secolo XVII l'epidemia della peste ha mietuto vittime in ogni parte d'Italia e Pietrasanta si pose sotto la tua materna protezione e fu preservata dal terribile morbo. In altre occasioni la città ha sperimentato la tua affettuosa protezione ed ancora oggi siamo certi che ci salverai dai mali che ci sovrastano. Il virus che oggi preoccupa investe non solo la nostra città, ma è già esteso in tutto il paese e sta dilagando ovunque, seminando inquietudine ed ansia e provoca problemi molto seri per la salute degli anziani. Madre Santissima, ti preghiamo di confortare tanti nostri fratelli che sono nella sofferenza fisica e morale. Ti chiediamo la serenità perché tutti i tuoi figli possano riprendere il lavoro e le occupazioni consuete. Assisti quanti sono impegnati nelle strutture ospedaliere per garantire sollievo ai sofferenti e quanti impegnano energie e tempo per salvaguardare la salute di tutti. Grazie, Madonna del Sole, per quanto hai fatto e continui a fare per noi. Grazie perché ci accogli sotto il tuo manto di misericordia e ci fai sentire amati e protetti. Questo tempo di Quaresima ci aiuti a meditare e custodire nel cuore le parole del tuo Figlio Gesù. A Lui, sole splendente, presenta le nostre intenzioni, tu che sei la madre sua e nostra, Vergine di luce e Madre del Sole. Preghiamo. O Dio, sorgente della vita, tu offri all'umanità riarsa dalla sete l'acqua viva della grazia che scaturisce dalla roccia, Cristo Salvatore. Concedi al tuo popolo il dono dello Spirito, perché sappia professare con forza la sua fede e annunzi con gioia le meraviglie del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?»
Allora Mosè gridò al Signore dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno». Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te, là sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani di Israele, e chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore, dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dal Salmo 94. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Entrate, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del Suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Se ascoltasse oggi la Sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia, nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. La speranza, poi, non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo. Dammi dell'acqua viva perché io non abbia più sete. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui, ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà l'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va a chiamare tuo marito e ritorna qui». Le risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io che parlo con te». In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?» o «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora e andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo». Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia!» Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?» Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura.
Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Le letture di questa terza domenica di Quaresima ci parlano dell'acqua. L'acqua che ha ristorato il cammino del popolo di Israele nel deserto, come ci ha detto la prima lettura, l'acqua del pozzo di Giacobbe, come ci ha detto la pagina del Vangelo, rinnovata poi dall'acqua vera e viva che Gesù dona a quella donna samaritana. L'acqua è sempre segno di vita, tanto più in quei paesi dell'Oriente, dove il caldo si fa sentire in modo più forte. L'acqua è ristoro, l'acqua è vita. E il Signore, che è provvidenza, non ha fatto morire mai né di sete né di fame il suo popolo nel deserto, ma è stato pronto a dare anche in luogo arido quell'acqua per il sostentamento. Questa donna samaritana arriva al pozzo di Giacobbe e trova Gesù che era lì, al pozzo, quasi quasi l'aspettava. E lei, che era una donna non come le altre del paese, le altre donne sicuramente saranno andate ad attingere l'acqua al mattino per fare provvista in casa per la giornata, lei va a mezzogiorno, all'ora più calda, quasi per non essere vista da nessuno. Non gli piaceva forse avere gli occhi indiscreti della gente su di lei, che era una donna, diciamo, un po' leggera. Gesù invece si fa vicino a lei, le chiede da bere. Ma com'è bello questo Gesù che chiede un sorso d'acqua a una donna, e per giunta samaritana, e per giunta ancora una donna leggera di costumi. Com'è bello questo Gesù che sembra quasi mendicare un po' d'acqua da lei, questo Gesù che ha sete. Lo dirà anche sulla croce prima di morire: ho sete, una delle sue ultime parole. Certo, Gesù ha sete di questa salvezza che sta portando e vuole che raggiunga il cuore di tutti. Questo è il suo desiderio, che lo rende vicino a tutti, anche a questa donna che è piena di disagi interiormente. Lui non la giudica né la assolve, ma fa luce sulla sua vita, la scopre. Vai a chiamare tuo marito. Non ho marito. Già, ne hai avuti 5 e ora sei alla ricerca del sesto, che non è ancora tuo marito. Questa donna si vede scoperta, sa tutto di me, sa tutto di me. Certamente, Gesù vuole che l'uomo faccia luce sulla sua vita interiore e che guardi veramente quelli che sono i suoi bisogni. Questa donna veniva a prendere l'acqua del pozzo. Gesù le dice: tu hai bisogno di un'altra acqua. Tu hai bisogno di un altro marito. È inutile che tu cerchi marito 1, 2, 3, 5, 6 volte. Devi trovare lo sposo giusto. E lo sposo ce l'aveva, era lì, era lui il Signore.
che veniva a darle ciò che lei cercava con amori fasulli. Ecco, il Signore sa tutto anche di noi, non solo di quella donna di Samaria, sa tutto anche di noi e vuole che anche noi ci mettiamo a nudo per poter trovare il marito giusto. Ma abbiamo trovato noi il marito giusto? O stiamo cercando nei nostri affetti qualcuno che possa pagare pienamente la nostra vita? E tante volte non ricorriamo all'acqua che ci disseta, ma ci accontentiamo di altre acque che magari sono frizzanti, dolci, ma non appagano la sete. Ecco cosa ci chiede il Signore: di trovare lo sposo giusto per condurre con Lui la nostra vita vera. Questa donna lascia lì la brocca dell'acqua e va in città. Perché la lascia lì? Perché non ha più bisogno di attingere quell'acqua dal pozzo. Ha trovato un'altra acqua, come dovremmo trovarla noi. E allora lasciamo le nostre anfore dell'acqua che non disseta, lasciamole per terra e andiamo a cercare veramente quell'acqua che disseta, che è la parola di Dio, che è la presenza del Signore, che dà speranza e vita al nostro vivere di tutti i giorni. Affidiamo i nostri desideri alla Madonna del Sole, che veneriamo come patrona e alla quale ricorriamo sempre in modo particolare nei momenti di particolare fiducia e disagio, quando San Paolo ci dice: la speranza non delude. Perché? Perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Dio onnipotente ed eterno, tu sei il nostro ristoro nella fatica e sostegno nella debolezza. Invocando la tua misericordia in questo momento di smarrimento e di pericolo, a te ci rivolgiamo, noi, tue fragili creature, per ricevere energia, esistenza e vita. Preghiamo e diciamo insieme: donaci la tua grazia, Signore. Donaci la tua grazia, Signore. Padre Santo, affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie. Porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e allo loro spirito. Preghiamo. Donaci la tua grazia, Signore. Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito e rafforza in ciascuno lo spirito di solidarietà e di servizio fraterno. Preghiamo. Donaci la tua grazia, Signore. Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari che si trovano in prima linea, perché non si scoraggino e sentano accanto a sé la solidarietà di ogni cittadino e il sostegno fattivo delle istituzioni pubbliche. Preghiamo.
Donaci la tua grazia, Signore. Tu che sei fonte di ogni bene, benedici l'intera famiglia umana. Allontana da noi ogni male e rafforza in tutti la speranza e la fiducia del tuo amore. Preghiamo. Donaci la tua grazia, Signore. Liberaci, o Signore, delle epidemie che ci sta colpendo, perché possiamo tornare presto alle nostre consuete occupazioni e possiamo lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. Preghiamo. Donaci la tua grazia, Signore. Chiediamo la tua intercessione, o Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, tu che sei salute degli infermi, pace e salvezza. Preghiamo. Donaci la tua grazia, Signore. In te, o Padre, noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica. Tu che sei autore della vita, rafforza la nostra speranza e sostieni il nostro impegno al servizio tuo e dei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Per questo sacrificio di riconciliazione, perdona, o Padre, i nostri debiti, e donaci la forza di perdonare ai nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore. Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli chiese alla Samaritana l'acqua da bere per farle il grande dono della fede, e di questa fede ebbe sete così ardente da accendere in lei la fiamma del tuo amore. E noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, e uniti agli angeli cantiamo la tua gloria. Benedetto colui che viene.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Arcivescovo Giovanni Paolo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e torni il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace,
non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Antifona alla comunione. Chi beve dell'acqua che io gli darò, dice il Signore, avrà in sé una sorgente che zampilla fino alla vita eterna. Preghiamo. Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri, ti rendiamo fervide grazie, Signore, perché a noi, ancora pellegrini sulla terra, fai pregustare le realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ora ci rechiamo all'altare della Madonna del Sole per un'ultima preghiera, per mettere ai suoi piedi tutte le nostre intenzioni. Thank you.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona domenica. Adesso con questo canto che da secoli accompagna l'ostensione della Madonna, concludiamo la nostra celebrazione. E viva Maria! Accogli pietosa per sì.